Quello che vogliamo rappresentare stamattina a Catanzaro è un'idea di città differente, di città capoluogo che si fonda appunto sul lavoro, perché dal lavoro parte per organizzare le sue strutture fisiche e le sue strutture materiale e immateriale. Pensiamo al sistema dei trasporti, pensiamo all'università, agli ospedali, alla cittadella regionale, che sono tutte questioni che attengono al dibattito dentro la città, che stanno animando questa città, ma che non hanno trovato una giusta sintesi. Noi pensiamo che governando questi processi, che governando appunto i processi di insediamento della città, si possono creare delle occasioni di lavoro. Noi proveremo a discutere con gli ospiti che abbiamo chiamato a questo nostro dibattito appunto di questo, nel tentativo di dire che tutte le scelte che si fanno e le scelte che si possono fare non dipendono semplicemente dal governo nazionale, che è un governo disattento ai temi del sud, ma che partono soprattutto dalle comunità locali, quindi dalla città capoluogo di regione e dalla regione Calabria. Quindi speriamo di trovare un'interlocuzione utile e valida per poter ragionare in questi termini e aiutare un processo di crescita di occupazionale dentro la città di Catanzaro. Do la parola a Bruno, appena mi rassicura che nei dintorni. Ma dicevo, e poi c'è il tema dell'università, quello che ha animato un po' il dibattito sul centro storico di Catanzaro, che praticamente è uno di quelle cose che fanno fatica a entrare in un ragionamento che vorremmo noi anche animare, che è questo. Insomma, si parte anche dalla condizione degli studenti quando si discute dell'Università di Catanzaro e di quello che incontrano e come gli si presenta appunto questa città universitaria. Si discute in termini anche qui di qual è la migliore offerta che si può avere in città, o si discute semplicemente del fatto che, siccome il centro storico si è svuotato, bisognerà ricollocarlo e rimetterlo in piedi attraverso un'operazione di spostamento semplicistico di alcune partite. Ecco, noi avevamo voglia di ragionare di queste partite anche con interlocutori che definiamo controparti spesso, che però hanno diciamo, in contropartita al momento ci hanno semplicemente lasciato le sedie vuote questa mattina. Speriamo, insomma, che il Comune quantomeno recuperi il sindaco, è volato a Roma, ma diceva, insomma, ci manderà un delegato. Ma io intanto ringrazio per la disponibilità gli ospiti che hanno voluto discutere con noi, a partire da Donatella Monteverde, che tutti conosciamo, perché che non è controparte assoluta, appunto. Anzi, è una compagna di viaggio rispetto a delle partite che sono aperte e che abbiamo aperto in città grazie al Libera, al coordinamento di Libera di Catanzaro. Alla mia destra Giorgio, che è il portavoce del nascente, del nuovo sindacato studentesco, che non è nuovo di storia ma è nuovo in città dopo una bella sosta. È una bella pausa che vedeva, insomma, Bruno e Caterina, per starne alcuni impegnati nel sindacato studentesco, e quindi è il portavoce dell'UDU, dell'Unione degli Universitari, su Catanzaro, che è costituita da un po' di tempo. E ringrazio naturalmente la disponibilità a ragionare con noi e per quello che offrirà anche nel dibattito a Serena Sorrentino, segretaria nazionale della CGL. Detto questo, la parola va a Bruno per la relazione. Grazie. Buongiorno a tutti. Io spero di essere all'altezza del compito che Giuseppe, secondo me, immeritatamente ha voluto consegnare a me stamattina. Nel senso che probabilmente la scelta è ricaduta per il ruolo che all'interno della CGL è svolto, che è il responsabile della funzione pubblica, quindi dei dipendenti pubblici, sia del comparto sanità, sia del comparto ministeri e degli enti locali. Probabilmente perché una delle vocazioni fondamentali di questa città è il pubblico impiego, e quindi molto probabilmente quando si parla di lavoro non si può prescindere dalle amministrazioni pubbliche e da come noi organizziamo le amministrazioni pubbliche nella città di Catanzaro. Non c'è dubbio che la discussione è abbastanza articolata, e io spero di consegnare a
agli interventori un utile spunto per la riflessione che stamattina andremo a fare. Spero poi anche di essere abbastanza chiaro per Serena, che poi sarà chiamata a tracciare e a trarre le conclusioni di questo dibattito mattutino. Io parto dal presupposto, essendo anche poi, tra le altre cose, catanzarese, e direi quasi catanzarese doc, nel senso che vivo a Catanzaro, nato, cresciuto e fasciuto, ho anche fatto gli studi a Catanzaro, quindi sostanzialmente devo dire che da questa città io ho avuto tutto, nel senso che ho mosso i miei primi passi e continuo a muovere i miei passi in questa città e credo che li muoverò anche per i tempi futuri. Però è proprio perché conosco fino in fondo e bene questa città, non posso esimermi da alcune considerazioni. Io so perfettamente che questa è una città abbastanza complicata, è una città che ha conservato la sua fisionomia fino alla fine degli anni 60, poi nel pieno boom economico ha completamente modificato il suo assetto e soprattutto la sua impostazione anche come vocazione giuridico-amministrativa. È una città che più volte io dico non è diventata negli anni a misura di bambino e di anziano. Noi per esempio in questa città non abbiamo più asili nido pubblici ed è un grande handicap, ci dobbiamo affidare all'offerta dei privati che va benissimo, che però non può essere sostitutiva in toto di quello che deve essere l'intervento del pubblico. Questo è un grande limite che ha questa città. È una città che non è a misura di anziani, perché per esempio io parto dal presupposto che dopo le 8 di sera in questa città diventa impossibile spostarsi se non si ha il mezzo privato, per cui è un limite che questa città ha e che molto probabilmente la rende, come dire, quasi irraggiungibile. Però penso che da altri punti di vista è una città che non può non avere alcuni elementi fondamentali. Io per esempio non penso che abbia qualcosa di... magari non ha i sassi, però io penso che come la città di Matera. Però penso che per esempio la città di Catanzaro possa candidarsi per la cultura, per i suoi beni architettonici, che non sono tanti ma ci sono, e sicuramente non avendo, se però potrebbe candidarsi ad essere capitale europea come lo è stata Matera per il 2019, quindi perché non guardare anche da questo punto di vista? Perché è sui beni architettonici e sui beni culturali che per esempio penso che si possa ragionare in maniera articolata e seria per quanto riguarda nuove identità di lavoro e soprattutto nuove prospettive di lavoro. Guardate, non è peregrino quello che sto per dire. Noi abbiamo una vocazione che è quella dell'organizzazione della pubblica amministrazione, poiché i beni architettonici e i beni storici e archeologici sono pubblici, si spera che continuino ad essere tali. Noi potremmo pensare che per esempio la strada dei beni architettonici possa essere una strada abbastanza percorribile. Ce lo dimostra Borgia con i suoi scavi, ce lo dimostra Taverna con Mattia Preti, ce lo dimostra Tiriolo con i recenti scavi che sono stati messi in utilizzo negli ultimi tempi. Ce lo dimostra anche l'area dell'Aventino, quindi in una prospettiva di aria vasta, l'area dell'Aventino con i suoi castelli. Quindi, come dire, un viatico che non è assolutamente di secondaria importanza. Questo accanto a quello che deve essere il ragionamento dell'amministrazione, della pubblica amministrazione. Io penso per esempio che, sempre per concludere il ragionamento sui beni pubblici, noi dovremmo valorizzare i nostri uomini più illustri. Penso a Mimmo Rotella, scomparso nel 2002, che è uno dei maggiori assertori decollage, giusto. Mi sfuggiva il tempo, oppure altri illustri uomini insigni della nostra città che possono essere Giuseppe Petito nell'ambito della cinematografia, recentemente scomparso all'inizio del mese di settembre in una situazione abbastanza tragica, ma che va valorizzato per il portato che ha rappresentato per questa città, o altre figure illustri come Vittorio De Seta, sempre una figura della cinematografia. Del resto noi siamo diventati da qualche anno sede del Magna Grecia Film Festival, e questo non è una cosa di poco conto o di secondaria importanza. Noi siamo una città che se non si dà una mossa, tendiamo ad invecchiare,
e nel nostro invecchiare è determinato dal fatto che i giovani scappano da questa città, perché o noi troviamo il modo per farli rimanere, nel senso che creiamo delle condizioni perché rimangano qui, o altrimenti il rischio è che vadano fuori queste giovani menti, oppure quei pochi che restiamo siamo costretti poi ad inseguire, come dire, la politica per cercare di raggiungere l'agognato posto di lavoro. Così non va, certamente non può essere assolutamente accettato da un'organizzazione sindacale come la nostra. Io penso per esempio che noi dovremmo per esempio basarci sempre sul piano culturale, su un mecenatismo che deve essere vero ed effettivo, ma il mecenatismo dei privati. Io sono molto critico sul mecenatismo dei privati qui nella nostra città, sono molto critico perché non mi soddisfa l'occupazione di un posto in consiglio d'amministrazione, non mi soddisfa affatto. Io vorrei che ci fosse una maggiore implementazione, una maggiore partecipazione del privato per quanto riguarda il finanziamento del pubblico, perché non c'è dubbio che le risorse che come pubblico possiamo mettere a disposizione non sono eccessive, non sono elevate, per cui il privato secondo me deve, nell'ambito della Fondazione Politeama per esempio, dare un suo maggiore contributo. Io penso per esempio che non si possa prescindere anche dall'università. Io lo ha accennato prima Giuseppe, c'è il rappresentante del presidente dell'Udru Catanzaro, e a me fa molto piacere perché ricordarvi mi costringe a fare, come dire, mi costringe a ritornare indietro nel tempo, a quando con Caterina abbiamo organizzato nel lontano 1997, abbiamo organizzato la prima unione degli universitari. E noi non eravamo a Germaneto, noi stavamo nei locali di San Brunone di Colonia, che guardate, non sono lontanamente si possono definire sede universitaria quella sede lì. Oggi voi state siete sistemati in consiglio, poi ci sono altre questioni che andrebbero affrontate e che andrebbero meglio discusse, però io penso per esempio che l'università non possa prescindere dal dibattito culturale e politico all'interno della città, e questo è un rimprovero che muovevo nel 1997 e che a distanza di quasi 20 anni sono costretto ancora a denunciare e a evidenziare. Non c'è una partecipazione dell'università nei confronti della vita cittadina, non ne abbia Donatella, non rappresenta l'istituzione, però so che fa parte del corpo docente, lo so, ma titolo personale. Io muovo ancora questa critica perché penso per esempio che l'università debba dare il suo contributo al dibattito culturale e non lo dà. Ora, i docenti sono una meteora, nel senso che sembra quasi che vengano qui, vivano le ore di lezione, dopodiché scappano come se Catanzaro fosse una meta semplicemente di transito per mete sicuramente più ambite e sicuramente migliori di Catanzaro, ma va chiesto a loro conto di questa loro presenza anche sul piano del dibattito culturale, che è deficitario. Io penso per esempio che ci debba essere anche da parte della città e quindi dell'amministrazione comunale una maggiore capacità di voler interagire con l'Università di Catanzaro, perché altrimenti non ha senso questo tipo di ragionamento, e non ha senso nel momento in cui non si riesce a creare per esempio una politica regionale integrata. Questo è un ragionamento che facevo nel 1997, ancora oggi mi trovo costretto a doverlo fare. Io penso, ma la pensa anche la mia organizzazione, che la duplicazione delle facoltà non sia utile a questa regione, non a Catanzaro, non è utile a questa triplicazione. Non è utile, perché ricordo per primo a me stesso che siamo poco meno di 2 milioni di abitanti e probabilmente l'offerta formativa dovrebbe essere maggiormente implementata, non duplicata o triplicata. Questo non va assolutamente bene perché non aumenta il dibattito, semplicemente rischia di diventare un esamificio, una liceizzazione, con tutto il rispetto per i licei, sui quali io nutro un profondo rispetto, pur essendo diplomato ai tecnici, nutro un profondo rispetto, però non si può, l'università è un qualcosa di più, è un qualcosa che partecipa alla vita cittadina, contribuisce al dibattito culturale della città e soprattutto aumenta quella possibilità di
dare un contributo alle scuole di pensiero. Guardate, io vorrei pensare in grande, perché mi piace pensarla così. Perché non può partire da Catanzaro una nuova scuola di pensiero per quanto riguarda gli studi giuridici? Perché non implementare ancora di più il fatto che, per esempio, Catanzaro, essendo universitario della facoltà di medicina, debba continuare a rimanere punto di eccellenza dal punto di vista regionale, senza pensare che ognuno di noi possa creare una facoltà di medicina da qualunque parte. Con tutto il rispetto, ma sono costi, perché poi le facoltà, in particolar modo quelle di medicina, non si mantengono con le chiacchiere, si mantengono con i soldini, e soprattutto non si può poi pretendere che siano gli studenti a farsi carico di quelle che sono, o solo gli studenti a farsi carico di quelle che sono le spese per poter mantenere la sede universitaria. Io penso, per esempio, che bisognerebbe affrontare una volta per tutti il problema della coesione sociale all'interno di questa società, all'interno di questa città, e bisognerebbe cominciare a ragionare a come la si fa una conurbazione seria. Noi non possiamo parlare di lavoro se non ragioniamo anche in una prospettiva di implementazione degli 8 quartieri più il centro della città di Catanzaro, che ci possa portare anche al recupero del patrimonio immobiliare che c'è, con una moratoria per quanto riguarda le nuove costruzioni, se prima non si fa un piano regolatore serio, con una pianificazione, perché tutto quello che la città di Catanzaro noi assistiamo, vediamo, altro non è che frutto di una disinvoltura con la quale si è costruito negli anni, in maniera molto disordinata, creando 8 quartieri uno distante dall'altro, senza nessun assemblamento l'uno con l'altro, con il rischio che non si riesce a dare i servizi minimi per quel che riguarda, e poi capita spesso e volentieri che in un quartiere manca l'acqua perché improvvisamente la conduttura non è stata meglio implementata o perché ci sono problemi di altra natura. Per cui anche da questo punto di vista io penso che noi potremmo ragionare per il futuro anche per una nuova implementazione di quelli che sono gli immobili, recuperando, perché è una battaglia anche della CGE, del recupero del patrimonio immobiliare. E penso, per esempio, che bisognerebbe prendere atto e capire ora l'amministrazione comunale quali saranno le sue intenzioni per quanto riguarda il recupero del centro storico. Noi siamo qui, vorremmo dare il nostro contributo, e se ce lo chiederanno, noi come CGE lo daremo, ovviamente rispettosi dei nostri ruoli. Non c'è dubbio che noi non ci possiamo sostituire alla politica. La politica però non può essere inerte rispetto ad alcune richieste che sono ormai dirimenti, assolutamente non più rinviabili, perché altrimenti si rischia veramente il deserto. Io non lo so fra 50 anni che proiezione si potrà dare di questa città e dei suoi cittadini. Certo è che noi possiamo dare una proiezione dell'oggi, la proiezione dell'oggi mi dice che ci sono molti giovani che scappano perché non trovano opportunità di lavoro. Non c'è quella che noi perseguiamo, la uguaglianza nelle opportunità. Spesso e volentieri assistiamo a situazioni che non sono assolutamente condivisibili, e molto spesso, come dicevo prima, molti dei nostri giovani ragazzi scappano da questa città una volta laureati, andando a fare esperienza altrove, e una volta che si trovano altrove difficilmente ritornano nella nostra regione, o meglio ancora nella nostra città. Questo è un limite, perché rischiamo nel tempo di impoverirci di quelle che potrebbero essere le giovani menti che potrebbero dare un maggiore contributo alla nostra città. Io sono convinto anche di un'altra cosa, sono convinto che, per esempio, Catanzaro sia anche la città della salute, e sono convinto che da questo punto di vista si possa fare molto. Certo, bisognerà capire che cosa si vorrà fare, per esempio, me lo chiedevano prima, del Fugliese Giaccio. Non sono un amante, ma in questo penso di interpretare anche il sentimento di Giuseppe, non sono un amante della difesa ad oltranza delle sedi, dei palazzi, giusto? Perché penso che, per esempio, un palazzo va difeso se si può difendere, ma penso che sia soprattutto fondamentale pensare che in un ragionamento più ampio, in un ragionamento di maggiore organizzazione dei servizi sanitari nella città di Catanzaro, ma che sia di respiro regionale. Ricordo che prima a me stesso,
ma non per una questione di campanilismo, perché onestamente vi devo dire la sincera verità, no, queste cose non mi hanno mai affascinato, le questioni campaniliste. Ma io ricordo per primo me stesso che Catanzaro è il capoluogo della regione. Ci piaccia o no, noi siamo il punto di riferimento della regione Calabria. Ci piaccia o no, però alcune scelte non possono non lasciarci indifferenti. Il fatto, per esempio, di aver spostato tutto nell'area della zona di Germanetto, compresa l'università, che giustamente ricercava i suoi spazi, ed erano, come dire, ricercava giustamente i suoi spazi, perché non erano altrimenti reperibili, però io non posso assistere a distanza di tanti anni dopo che si è investito su Germanetto ad una discussione che mi dice riportiamo l'università in centro, perché mi lascia perplesso. Non dico che sono contrario, assolutamente, io non però dire che mi lascia perplesso, questo sì. Perché vorrei capire, scusate, ma l'università in centro prima c'era e l'abbiamo spostata lì. Adesso, siccome ci siamo resi conto che il centro storico è completamente abbandonato a se stesso, chiediamo che l'università si sposti. E perché? Abbiamo consentito, per esempio, che la regione, tutti gli uffici della giunta regionale si spostassero in quella sede che è sicuramente bellissima. La casa dei calabresi è meravigliosa. Però era ovvio, chi bisognava pensarci prima, quando si sono date le necessarie autorizzazioni, che quello era. Guardate, io non so se sono stato utile al contributo stamattina, però ho dato spunti di riflessione, perché penso che tutto il ragionamento che ho fatto, che ho cercato e ho tentato di fare, deve essere, come dire, da apripista. Noi oggi partiamo come laboratorio di idee e di proposte. Abbiamo chiesto ai vari soggetti di partecipare in maniera attiva e stativa, poi probabilmente hanno risposto in pochi e sicuramente ci diranno in un secondo momento quale sarà la loro opinione. Abbiamo chiesto la presenza del sindaco, perché dal sindaco non si può prescindere, è il primo cittadino, è il capo indiscusso di questa città, e da lui ci si aspetta quelle che sono le risposte necessarie. Poi avevamo coinvolto anche il rappresentante di Confindustria e anche il rappresentante dell'università, che da quello non si può assolutamente, come dire, non può essere solamente un ragionamento che noi ce la suoniamo e noi ce la cantiamo. Vediamo che cosa succederà, poi Giuseppe ci dirà come si evolverà il ragionamento di stamattina, ma su questo tavolo, a questo confronto che noi oggi abbiamo voluto creare come CGL, non c'è dubbio che il nostro obiettivo è quello di proseguire e di andare avanti. Ora, questo che io vi ho declinato stamattina non è un programma politico. Noi non ci candidiamo, l'ho detto prima e lo ribadisco ancora una volta, noi non ci candidiamo a sostituirci alla politica, però un utile contributo al dibattito e alla discussione sì, questo noi lo vogliamo dare, perché riteniamo che da questa città non si possa assolutamente prescindere, e soprattutto noi vorremmo che si ragionasse anche in prospettiva, perché non possiamo essere solamente la città dei call center, con tutto il rispetto per il consenso che fanno e svolgono un utile contributo, ma deve essere una città anche una città che sa sviluppare lavoro, che non sia solo la pubblica amministrazione, anche se sappiamo benissimo che la pubblica amministrazione non si può prescindere da determinate questioni, perché altrimenti non daremo un utile contributo. Un ultimo punto e concludo, perché dà il senso anche e l'importanza della presenza di Donatella Monteverdi in quanto responsabile di Libera. La cultura della legalità normalmente non si dovrebbe insegnare, la cultura della legalità dovrebbe essere intrinseca e dovrebbe essere in ognuno di noi. Ed essendo, e di questo me ne perdonerà Giuseppe, me ne perdonerà Serena, purtroppo c'è una quasi sorta di deformazione professionale, perché noi come pubblico impiego, essendo segretario dei pubblici, siamo impegnati nella discussione sui decreti anticorruzione, ed è una cosa veramente intollerabile che l'applicazione del decreto d'anticorruzione sia diventato un esercizio burocratico amministrativo. I sindaci nella loro interezza se ne sono completamente lavati le mani, nel senso che hanno delegato in toto i segretari comunali, tutti,
a svolgere gli adempimenti burocratici e amministrativi e diventa, come dire, il decreto anticorruzione un qualcosa che purga l'anima dei segretari comunali che mettono le carte a posto, dopodiché il decreto anticorruzione rimane semplicemente una parola messa lì, una legge con tutto il rispetto e i crismi della legge, ma non ha quella sua efficacia che probabilmente il legislatore voleva che il decreto anticorruzione svolgesse. Credo che da questo punto di vista bisogna fare tanto, perché sulla questione della legalità, e ribadisco, secondo me la cultura della legalità non si dovrebbe insegnare, dovrebbe essere insita in ognuno di noi. Però spero che col tempo riusciremo anche come noi ad essere da questo punto di vista utili nel riprendere il dibattito della legalità anche nelle amministrazioni pubbliche e fuori dalle amministrazioni pubbliche, che deve diventare per noi uno stile di vita. Chiudo su questo argomento perché era importante che io lo riprendessi, perché altrimenti non si può assolutamente prescindere dalla cultura della legalità. Dopodiché io restituisco la parola a Giuseppe, spero di essere stato utile e di aver dato, come dire, dei piccoli spunti di riflessione al dibattito per cercare di consegnare quella che è la linea della CGIL che non si ferma oggi. E ringrazio tantissimo Giuseppe per avermi affidato la relazione introduttiva in maniera immeritata, perché rischio di essere parziale rispetto ad alcuni argomenti proprio per il ruolo che svolgo all'interno della mia organizzazione. Grazie. Grazie a te Bruno, poi bisogna completare l'opera tutti insieme, quindi ognuno fa la propria parte. Allora, intanto ringrazio il professor Quia che ci ha raggiunto, Presidente della Fondazione UMG di Catanzaro, ringrazio la presenza di Carlo Barletta della CISL che è qui in sala, è un segnale importante anche di attenzione, lo ringrazio per essere qui ai nostri lavori, così come i tanti segretari della CGL regionali che vedo qui intorno e che non cito per evitare di dimenticarmene qualcuno, vi ringrazio davvero. Bruno ha messo sul tappeto degli argomenti che naturalmente vorrebbero animare il dibattito odierno, ma anche futuro sul quale concentriamo l'attenzione in città. Alcune questioni mi vengono in mente rispetto a quello che vorremmo fare, e pensando anche agli studenti e quindi alle giovani generazioni che si approcciano a vivere necessariamente in questa città quando scelgono un percorso di studi, sono i temi che hanno provato la costruzione del sindacato studentesco e le azioni future che abbiamo fatto. Come questa città accoglie i pellegrini che vengono a studiare? Quali sono le difficoltà che si incontrano di carattere istituzionale innanzitutto ad avere dei referenti che ti dicono quello che devi fare, secondo le questioni che tu non citava, cioè quelle dell'abitare e quindi parte del centro storico, cioè di come ce la si cava nel trovare casa, nel dover affrontare le questioni attinenti e poi qual è la distanza da colmare quando ti trovi dentro la città e devi viverla. Come fai a muoverti senza un mezzo privato? La cosa che diciamo spesso con il CGL di Catanzaro è questa, tanto per lagnarci un po' dalle nostre condizioni al sud, che un cittadino, un giovane del sud, un lavoratore del sud, è doppiamente svantaggiato anche quando trova lavoro, perché appena mandi il curriculum ti dicono sei automunito e tu gli devi rispondere per forza sì, perché se non hai la macchina non ti muovi, tranne in particolari eccezioni. Questo significa che tu da giovane o da giovane lavoratore o comunque da lavoratore, oltre al reddito che ti viene eroso per la casa e per tutte le questioni che attengono appunto alla tenuta del tuo nucleo familiare, hai già lo stemma e il problema di avere un'ipoteca sulla vita lavorativa, cioè munirti di un mezzo, munirti di una macchina, perché dentro la città comunque non ti muovi se non hai un mezzo proprio, e dentro i nostri confini territoriali di casa lavoro non ti muovi se non hai la tua macchina. Questo significa avere dei giovani che hanno meno opportunità anche a partire da questo, per esempio, ma lo dico per dare delle
degli esempi prima di parlare e di passare appunto la parola a Giorgio, che ci racconterà un po' la vita dello studente a Catanzaro. Buongiorno a tutti. Vorrei praticamente parlare della condizione dello studente, non limitata a Catanzaro, ma vorrei fare un ragionamento più ampio, guardando alla media nazionale, di quello che si registra. Cioè, che voglio dire che in Italia purtroppo il MIUR finanzia, miliardi di euro, si parla del fondo di finanziamento ordinario, che dal 2011 al 2015 ha subito un decremento fondamentale, parliamo di milioni di euro. Quindi la situazione che vive l'università italiana non è una delle migliori. È chiaro che anche in quest'ultimo quadriennio, che va circa dal 2011 al 2015, la Calabria ha subito una riduzione del 42% di immatricolati. Quindi, insomma, pensare alla Calabria, in una regione dove c'è il grande problema della disoccupazione, affiancare a questo il problema delle immatricolazioni, non ci dà una prospettiva di futuro rosea. Ma ritornando all'Università di Catanzaro, invece si è registrato un incremento delle immatricolazioni circa del 16,1%, e allora io, come rappresentante, cioè come segretario dell'associazione universitaria, abbiamo iniziato con i vari studenti un processo di confronto, no? Cioè di dibattito, capire che noi siamo il collante tra chi usufruisce del servizio, quindi lo studente in linea generale, e chi lo offre. E allora cosa siamo venuti a capo? Siamo venuti a capo di alcuni punti fondamentali. In primis la questione da sport. Anche perché se qui si vuole fare un concetto di integrazione, invece si fa un discorso di frammentazione. Perché? Perché mi riferisco alla facoltà di sociologia, che è il centro storico, oppure a quella di farmacia, che è eccellente. E poi quindi questi trasporti che sembrano problemi banali, però è quello che noi registriamo ogni giorno, è quello che noi viviamo ogni giorno parlando con gli studenti. Sono di queste cose che sono saltate, quindi trasporti a singhiozzo, gli orari che non vengono rispettati. E di fatto altro problema che abbiamo riscontrato, ad esempio, per quanto riguarda, anche se anche a livello nazionale, però per quanto riguarda la borsa di studio, cioè questa legge di stabilità di 88 pagine, non c'è una parola, una, riguardo il diritto allo studio. Adesso, dato che non ci sono i soldi, è venuto fuori una nomenclatura, cioè idonei non beneficiari, cioè che vuol dire tutto e niente. Poi, parlando anche sempre nel pratico, riscontriamo problemi per quanto riguarda il servizio bibliotecario, perché non è solo importante l'uguaglianza da studenti, ma proprio l'equità, cioè il prestito libri, il caro libri, cioè da far fronte a queste situazioni. Non tutti possono permettersi comunque una spesa di 500 euro al mese di libri, e questo, da qui si deve ripartire, dal basso, cioè fare un discorso essenzialmente pratico. E poi anche per quanto concerne un servizio mensa abbastanza un po' carente, non ci sono i costi a sedere, un pasto medio costa intorno ai 5 euro, e sono spese, sono gravi che davvero lo studente deve far fronte, a cui deve far fronte ogni giorno. Quindi concludo dicendo questo, che l'UDU come sindacato universitario si deve porre tra collante, studente, professori, quindi tutti i docenti, in modo tale da non solo far crescere la città, ma come diceva Bruno, dare una spinta culturale a questa città, ricordando che lo studente davvero, è la testata d'angolo su cui poggia tutti i nostri tenenti. Grazie. Grazie a Giorgio. Io, prima di ragionare ora sul fronte universitario, vorrei ringraziare i consiglieri comunali che vedo qui in sala, e un segnale assolutamente di attenzione nei nostri confronti che gradiamo, soprattutto se lo mettiamo in parallelo a quella che è l'attenzione dell'amministrazione comunale, per cui insomma chiediamo come sempre a voi di anche rappresentare il disagio stamattina di un'organizzazione sindacale che voleva confrontarsi con un sindaco con il quale litiga spesso,
e che però non se la può cavare sempre buttandola in politica. State facendo politica, state facendo opposizione, e poi quando c'è il momento del merito non si confronta, perché magari insomma, la platea non è quella che vorresti. Detto questo, così ogni tanto qualche sassolino me lo caccio, insomma, dalla scarpa. Rispetto al tema dell'università, dicevamo, c'è un bel dibattito, c'è un dibattito anche sull'utilizzo, su cosa significa università in questa città e quindi come si modifica anche la struttura e il tessuto urbano della città. Noi attraverso il SUNIA stiamo ragionando appunto di accordi che già abbiamo fatto per quanto riguarda la città di Catanzaro sul canone concordato, proprio per agevolare i fitti degli studenti così come dei lavoratori che vengono a stare nella città di Catanzaro, e stiamo ancora continuando a ragionare. Mercoledì c'è ancora una firma di un protocollo prevista per appunto il canone concordato e per tutte quelle operazioni che si sta facendo, che la fondazione UMG sta facendo, operazione che ci spiegherà assolutamente meglio di quanto possa fare io e il professor Puglia, ma che in sostanza vuole diciamo offrire un mercato agevolato agli studenti dell'Università di Catanzaro. Ora, Bruno prima ha fatto una battuta sulla quale ancora non vi è un confronto tra di noi, quella dell'ospedale pugliese e dell'utilizzo della struttura. Io sinceramente sono rimasto pure io abbastanza perplesso, se non sorpreso, dal fatto che un gruppo di cittadini politico, insomma, identificato con la politica di destra, l'estrema destra abbia, diciamo, difeso quella struttura dicendo l'ospedale non si tocca, la città muore. Sono rimasto perplesso, così come quella cosa ha fatto scattare anche un meccanismo differente, cioè come quella struttura naturalmente si possa utilizzare anche dopo e nel proseguo. E io immaginavo una sorta, non vorrei duplicare le esperienze, ma di campus di medicina che potesse all'interno accogliere studenti anche dal punto di vista dell'abitare. Pensiamo al fatto che ci siano tante stanze che per oggi sono dei degenti e che si potrebbero modificare in una struttura di mini appartamento, ma stiamo facendo buoni pintarci, il professore Donatelli, nel senso che si pensa come si modifica appunto una struttura esistente per renderla e offrirla al nuovo mondo in maniera differente, cioè a quello che vorresti dentro la tua città, e quindi una sorta di campus che racchiude totalmente gli studenti, che faccia vivere un quartiere come quello di Stadio, che era un quartiere animato e quindi dove unisci lo sport e tutte le attività della città, eccetera eccetera eccetera. Ma senza andare sui voli pindarici, cioè tornare con i piedi per terra, perché naturalmente è un dibattito molto giovane questo e che potrebbe, insomma, essere animato successivamente, vediamo, insomma, qual è il rapporto che la fondazione e l'università hanno con questa città. Professore, al di là degli sforzi che si stanno facendo, di quello che la fondazione sta mettendo e di quello che anche le istituzioni stanno mettendo, cos'è che manca per completare l'opera e soprattutto quali sono i passaggi da fare? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie alla CGL che dimostra grande sensibilità nei confronti appunto dell'università e dei nostri studenti, che fin qui non hanno goduto di una grande sensibilità del territorio, e quindi ben vengano dibattiti come questi, perché dove c'è l'università nelle città, dove l'università c'è e che non hanno molte altre attività, non c'è industria, non c'è altro, rappresentano in genere un volano di sviluppo che qua ancora invece stenta ad esserci. Ad ogni modo, noi, diciamo, la fondazione è subentrata da un anno a un ente Artis del diritto allo studio e si è posto da subito il problema di come declinare il diritto allo studio. La prima constatazione che abbiamo fatto è che purtroppo gli studenti non lo vivono come dentro, quasi come favore che viene erogato, quindi già c'è un gap culturale da colmare. Il secondo problema che ci siamo posti è come ospitare al meglio i nostri studenti in residenze e alloggi, coniugando quella che è oggi una carenza della nostra città, cioè di una città che è poco vissuta dagli studenti, a partire però dagli studenti e non dalla città. Mi spiego. Spesso e volentieri si cita il termine
dobbiamo ripopolare il centro e si utilizzano gli studenti come strumento per ripopolare, quasi fosse una sorta di animale in via di estinzione, e gli studenti dovrebbero essere strumentalizzati per questo scopo. È esattamente il contrario, noi dobbiamo strumentalizzare la città per gli studenti, quindi dobbiamo offrire, se vogliamo, diciamo, gli studenti nella nostra città, all'interno del nostro centro storico, dobbiamo costruirgli intorno servizi, attività adeguati per chiamarli, per richiamarli appunto nel centro, e non obbligarli a venire. E noi per questo ci siamo mossi da subito, per cercare di trovare, con l'ottimizzazione delle risorse, che sono scarse, adesso vi dirò, meccanismo che consentisse agli studenti di vivere in città, disposti anche a organizzare noi stessi i trasporti. Devo dire, diciamo, parto dall'esito, che ancora non abbiamo un riscontro, nel senso che quando abbiamo offerto di prendere in fitto alloggi a dei prezzi calmierati, ovviamente perché non possiamo seguire il mercato o quello che i proprietari immaginano sia il mercato, attualmente abbiamo trovato una scarsa, cioè l'offerta è stata numericamente consistente, ma qualitativamente non così consistente, quindi purtroppo a oggi non abbiamo un numero di alloggi consistente che ci consente di insediare gli studenti in città, atteso che appunto per insediare gli studenti in città c'è bisogno di un numero tale che consenta di socializzare gli studenti, perché la residenza deve essere anche un mezzo per poter socializzare. Vado alle risorse scarse, vi ho detto appunto abbiamo scarse risorse, per segnalare soprattutto a CGL e ai consiglieri comunali presenti in sala una doppia anomalia sul diritto allo studio. Non solo lo Stato non ci mette un euro in più, ma di quello che ci mette lo Stato, purtroppo al sud, in Calabria, ma anche al sud in particolare, arriva ben poco. E ben poco arriva per due motivi fondamentali: uno perché la regione ci mette poco, e uno perché i criteri di distribuzione e di ripartizione di queste risorse sono tutte a favore del nord, però di fatto non vengono contestate da nessuno. Andiamo alla regione ci mette poco perché è quello che più è vicino alla nostra portata. E devo dirvi che purtroppo sul diritto allo studio, quindi le borse di studio, gli alloggi e le mense per gli studenti, le varie giunte regionali che si sono succedute hanno sempre preso e mai dato. E purtroppo dobbiamo constatare che sia la destra che la sinistra in questo non hanno marcato alcuna differenza. Quindi anche la sinistra purtroppo ha continuato la strada della destra, la destra giunta Scopellini da 7 milioni è passata a 5 milioni, l'attuale giunta, anche se non l'ha fatto la giunta, l'ha fatto il Consiglio regionale all'unanimità, ha per legge ridotto ulteriormente queste risorse. Quindi, e poiché c'è un meccanismo perverso per cui lo Stato finanzia quanto finanzia la regione e riduce i finanziamenti quanto la regione li riduce, noi ci troviamo oggi il dramma appunto di un esodo di studenti notevole, perché è qui è spiegabile il calo degli studenti è dovuto fondamentalmente a un calo generale che però si manifesta solo al sud, perché al nord non c'è calo di immatricolazioni grazie al fatto che i nostri ragazzi, i nostri studenti dal sud vanno a studiare al nord, e vanno a studiare al nord non solo e non tanto per la bellezza delle città e per l'importanza delle università, ma anche perché al nord riescono a garantire il diritto allo studio a pari condizioni di sé e di merito. Questi sono i due criteri in base ai quali vengono date le borse di studio
al nord, in tutte le università del nord, riescono ad ottenere il 100%, o sfiorano il 100% degli studenti, da noi la percentuale si ferma al 40%. Questa è una cosa più grave sulla quale dobbiamo riflettere, e se volete e dovete e dobbiamo intervenire, noi la nostra parte la stiamo tentando di fare, perché questo comporta che il 76%, cioè i due terzi degli studenti a cui la Costituzione garantirebbe appunto il supporto, e il supporto non ce l'hanno, sono al sud. Quindi questo è un sistema, ripeto, perverso, che da un lato è creato dalle regioni che ci credono poco, dalle regioni del sud che ci credono poco, cioè le regioni del nord investono molto di più perché sanno che investire sul diritto allo studio significa garantire ai talenti che non hanno soldi per mantenersi di poter raggiungere più alti, come appunto Costituzione recita, i più alti livelli degli studi, e al meccanismo, ripeto, di riparto, che è un meccanismo anche diabolico, e chi l'ha studiato bene, ovviamente attrazione nordista, perché premia la ricchezza, e quindi più ricco è la regione e più lo Stato, invece di perequare, sperequa ulteriormente. E quindi di fatto noi ci troviamo in questo rapporto causa-effetto, poche borse, scarsi matricolati, e questa è una devastazione che non può passare inosservata da parte di chi si pone come centro della sua attività la giustizia sociale, l'equità, l'abolizione delle sperequazioni, perché poi anche da questo nasce il rispetto della legalità. Quindi grazie per averci coinvolto, noi stiamo facendo il meglio che c'è da fare, ma non riusciamo a coprire più del 25% delle concorse degli aventi diritto, perché non abbiamo, pur avendo una gestione allineata alle migliori esperienze nazionali, mi riferisco al rapporto tra spese, diciamo, per personale, per funzionamento, e spese per diritto allo studio vero e proprio. Pur essendo allineati alle migliori esperienze nazionali, non riusciremo a garantire trasporti idonei, non riusciremo a garantire i prestiti o i buoni libro, non riusciremo a garantire nulla, perché di fatto la regione non crede nel diritto allo studio, e lo Stato, invece di perequare e dire alle regioni: care regioni, state sbagliando, però io intervengo perché il diritto è sancito nella Costituzione italiana, non nella vostra Costituzione, non nel vostro statuto, ma nella Costituzione italiana, interviene a allargare il fossato. E purtroppo il problema, a problema si aggiunge problema, nessuno lo ha notato questo, nessuno lo ha notato, nessuno. Di fatto non c'è un intervento su questo tema. Quindi è arrivato il momento di metterlo al centro dell'attenzione se vogliamo, ripeto, tutelare i diritti degli ultimi, e credo che la CGIL, e probabilmente anche la sinistra che risulta, dovrebbe farlo. Grazie. La CGIL ci prova, e assolutamente la sua sollecitazione è una sollecitazione che apre una breccia anche dal punto di vista, perché non è uno di quei temi che parlano del diritto di cittadinanza in questo nostro paese, il diritto che viene leso continuamente. E a proposito di questo, le periferie di questa città è quello che significa vivere in periferia a Catanzaro. Donatella ce l'ha raccontato diverse volte in iniziative che abbiamo fatto insieme sulla legalità e su quella che è stata la battaglia delle battaglie, dico io, in questa città il 24 di aprile, quella di portare in piazza la cittadinanza nel rispondere ad un attacco pesante che i commercianti, le attività commerciali, ma noi stessi avevamo subito da elementi criminali. Ma non è solo quello il lavoro che Libera sta facendo,
appunto proprio incrociando il tema delle periferie, ricordo la carovana antimafia, ma ricordo quello che si sta producendo dal punto di vista di dibattito e di prove concrete per uscire dal quadro. Non se ne esce solo con, dice Don Giacomo spesso, indignandosi, ma provando a rimboccarsi le maniche, provando ad essere responsabili dei luoghi che viviamo, e ci si sta interrogando sui progetti di mutualismo sociale, cioè quelle cose che possano far uscire dalla marginalità le persone e i luoghi che appartengono alle periferie. Guarda caso, tra le cose principali, o la cosa principale è il lavoro, appunto, quando discutiamo di queste cose, cioè come fai a uscire, lo fai con la carità, lo fai con la solidarietà, non basta, serve, occorre libertà, che spesso insomma è appunto la condizione di liberazione, passa anche per il lavoro. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato in questo contesto dove ci sono dei pezzi, no? C'è l'università, c'è il mondo sindacale, l'università da tanti punti di vista. Come vedi oggi c'è il 3 su 3, cioè le tre persone che partecipano a questo dibattito sono comunque, sebbene in modo diverso, comunque espressione dell'università. Quindi un po' questa cosa. Però sì, lo so. Io voglio iniziare questo discorso un po' prendendo alla larga, un po' recuperando un concetto che è quello della cultura della responsabilità. A me non piace parlare di cultura della legalità, ve lo dico subito. Erano legali anche le leggi razziali, non basta parlare di legalità, ci sono tante cose legali che sono state legali ma che non sono state giuste. Allora secondo me è molto più opportuno parlare di responsabilità e di giustizia sociale, perché da questo che dobbiamo partire, responsabilità e giustizia sociale. Per partire da questo e partire dal titolo del vostro incontro, la città fondata sul lavoro. Partiamo dalla città. La città è il luogo della politica, non sono i partiti o in qualche misura i sindacati, le associazioni, quelli sono anche i luoghi della politica, ma il luogo della politica è la città. Questo titolo mutua in realtà il primo articolo della Costituzione, no? È evidente, no? La nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la nostra è una città fondata sul lavoro. Quindi è chiaro che il punto da cui noi dobbiamo partire è che cos'è per noi la città. Se per noi la città è ancora il luogo della politica. È il luogo della politica non per la destra o per la sinistra, è il luogo della politica per questo è diventato per tutta la cultura occidentale. La nostra città, le città dell'Occidente, da sempre, da migliaia di anni, sono altro rispetto alle città dell'Oriente, del Medio Oriente, perché il palazzo non è fuori dalla città. Allora io mi chiedo e vi chiedo, questa città, così come è conformata nel suo centro storico e nelle sue periferie, è ancora un luogo della politica? A me sembra che questa dimensione nella nostra città si sia completamente o quasi completamente, perché io penso sempre che poi ci sia uno spiraglio, no? Da cui ripartire, si sia persa. Tu mi hai invitato qua a parlare delle periferie, io credo che questa città sia diventata tutta una periferia. Le periferie degli anni 70, che sono state un disastro per tutte le città italiane, non solo per Catanzaro, perché anche qua secondo me è un pezzo che noi ci dobbiamo un po' togliere, perché noi poi siamo estremi, qua noi siamo vittime e quindi siamo parte di un processo politico, culturale e sociale che appartiene solo a questa città, come se questa città fosse fuori dal mondo, oppure siamo vittime per un altro verso, perché siamo il capoluogo di regione al quale non viene riconosciuto il suo ruolo, no? Comunque per una ragione o per un'altra
questa città è vittima, forse questa città dovrebbe ripartire da sé. Dove si incontra questa città? Quali sono i luoghi di incontro? Dov'è che noi ci scambiamo le nostre idee? E scambiarsi le idee non significa ragionare in situazioni aggregate e conformate secondo dei valori comuni, no? Quindi non sono solo i partiti, le associazioni e così via, no? Dov'è che ci si incontra, dov'è che ci si discute, dov'è che si crea la società che è la città e che dovrebbe dare quell'identità alla città che noi diciamo questa città non ha. Questa città non ha luoghi di incontro. Le periferie non ce l'hanno per loro costituzione, fin dagli anni 70 sono state costruite senza determinare la piazza, l'agorà, il foro, chiamatelo come volete, il luogo di incontro, ma questa è una città che non si incontra da nessuna parte, dove il piacere di dirsi buongiorno e buonasera per strada non c'è più. Cioè noi non abbiamo il piacere di vederci neanche per discutere e neanche per contrapporci. È una città che ha perso la sua identità, ma non la sua identità di città di Catanzaro. Questa è una città che non è più polis, che non è più città. Allora la prima cosa che secondo me una politica seria, perché poi la politica, come diceva qualcuno, no? Un signore che si chiamava Berlinguer, dovrebbe dirigere pure, dovrebbe fare e non chiedere, ma creare un'idea, un'identità, anche creando uno strumento di confronto, facendo riacquistare ai soggetti la loro socialità. E questo credo che sia il primo punto. Quello che ci ha detto Arturo oggi è emblematico, quello che ci ha detto, come ti chiami? Giorgio oggi, è emblematico. Dove si discute dei problemi, per esempio dell'università? Allora per me essere libera e fare libera significano due cose: avere degli elementi valoriali di riferimento, partire dagli ultimi e cercare di creare opportunità per il lavoro, come dici tu. Questo è quello che Libera fa ovunque, no? Parte dagli ultimi per recuperarli e crea opportunità o per altri di nuove forme di lavoro. Ma io voglio qui rendervi partecipi della mia esperienza, che è quella fatta nelle periferie sud della città. Noi siamo una città, ma una repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché vi sia il lavoro, sono necessarie ovviamente le opportunità, ne parlerò dopo, ma è opportuno che i cittadini, i giovani cittadini, abbiano voglia di lavorare. Sapete cosa succede nelle nostre periferie? Che i ragazzi non hanno più voglia neanche di studiare. Io mi confronto quotidianamente con ragazzi giovanissimi che hanno intorno ai 10-11 anni e che in questa città così pulitina, così che non ha i problemi di Reggio Calabria, di Crotone o di Vibo, no? In questa città, in quelle periferie, ci sono ragazzini di 11 anni, di 10 anni che non sanno leggere e scrivere. Non che leggono e scrivono male, non sanno leggere e scrivere. Io credo che questo sia un problema per la nostra città, perché se non c'è formazione non ci potrà essere domani lavoro. Come si pone questa città rispetto a questi problemi? Come si pone questa città rispetto alla scuola, che anche parte genera questi problemi? Come si pone questa città rispetto a un tessuto scolastico frammentato, dove, perdonatemi, però in queste scuole non si può insegnare allo stesso modo? Io non posso pensare che arriva un ragazzino che non sa leggere e scrivere e la lettura che gli è stata data è sul mito greco. Allora, c'è un'idea di costruzione della città che non deve partire dalle periferie o dal centro. Questa discussione io credo che sia anche un po' sterile, no? Come la discussione, perdonami Arturo, sempre, ma
anche sulla questione dell'università, sull'università e sugli studenti in centro storico. Io credo che questa sia una discussione riduttiva. Allora, secondo me la città dovrebbe chiedere all'università: come ti poni tu per farci diventare diversi da come siamo? Come ti poni tu per diventare quel distretto culturale scientifico che possa fare di Catanzaro quello che per esempio è successo in tante città degli Stati Uniti? Noi abbiamo la forza per fare qui un distretto, un polo, no? Tecnologico importante. O ci siamo dimenticati che la ripresa negli Stati Uniti d'America è venuta da quelle esperienze, dei distretti tecnologici avanzati, è là che è ripartita l'economia americana. Allora io non è ovviamente dall'America a Catanzaro, magari molto, a molti può sembrare ridicolo, e invece noi queste opportunità ce le abbiamo, e ce le abbiamo forse di più che in altre situazioni, in altre università, in altri distretti. Perché a Catanzaro non si può fare non si può pensare su Germanetto una cosa simile di quella che si sta pensando a Milano per l'Expo? Per quale ragione tutto questo diventa impossibile in questa città? Vedete, partire dagli ultimi ma creare contestualmente delle opportunità. Noi non possiamo, basta, cioè noi dobbiamo mettere tutto in sistema. Qua non ci può essere sempre un elenco di cose particolari: è l'ospedale, è l'università, è il centro storico, è le periferie. Se non si crea un sistema, e quindi un'idea politica nel luogo idoneo che è la città, purtroppo mi dispiace, ma questa cosa non andrà da nessuna parte. E non sono i tecnici che risolvono i problemi, perché i tecnici possono dare la migliore soluzione a un'idea politica. La guida e le idee e i valori di riferimento devono essere politici. La scelta, diciamo, tra burro e cannoni la fa la politica, non la fanno i tecnici. Allora, se questa città deve essere una città di servizi, se contano gli asili o contano o conta altro, quest'altro non ho capito neanche che cosa sia, lo sceglie la politica, non lo può scegliere un tecnico. Cosa deve essere il rapporto tra centro storico e periferie? Come si devono, queste periferie si devono rivitalizzare, ma perché si rivitalizza l'idea di società e quindi anche di centro? Cosa bisogna fare in queste periferie? Qual è il rapporto con l'università? Lo deve scegliere la politica. Non sono neanche questo attraverso un sistema di reti, ma le reti non possono diventare ragnatele. Allora, noi stiamo sperimentando alcune cose sulla periferia e questo lo abbiamo fatto anche mettendo ognuna delle associazioni che sta lì da parte qualcosa di sé, no? La rete si fa così, la rete non si fa io decido e voi fate quello che dico io, la rete si fa facendo sintesi di tante approcci, di tante sensibilità che sono diverse. Ora noi stiamo provando a fare due progetti, piccoli, grandi, per me importanti, oltre ovviamente al dopo scuola da cui siamo partiti, no? Perché l'infanzia e i bambini sono secondo noi la risorsa principale da curare, da salvaguardare. Ora noi abbiamo due grandi progetti. Il primo è quello di fare un emporio solidale, cioè questa città non ha un emporio solidale. Ovviamente ci sono le distribuzioni della Caritas, c'è il Banco Alimentare, ma c'è la Crotone. Allora, capoluogo di regione significa questo. Cioè non significa non far fare agli altri, ma fare prima ed essere d'esempio. Allora, Crotone, come molti sanno, ha un emporio solidale. Noi siamo andati dai nostri amici per capire come questo emporio solidale è stato fatto e cercheremo di farlo a breve, sperando di avere forze diverse accanto a noi. Non è stato facile, non è stato facile anche costruire la forma con cui fare questo emporio solidale, però bisogna fare sintesi e bisogna fare rete. Però questa rete, come dicevo, non deve diventare una ragnatela, cioè i dibattiti infiniti su come fare le cose devono finire. E quindi partiamo da esempi concreti. Un'altra cosa che stiamo sperimentando ancora in fase embrionale, creare delle cooperative di lavoro miste nelle aree sud di donne, soprattutto nelle aree sud della città, e io credo che in questo anche, diciamo,
bisogna aprirsi, no? Allora, in questa rete per esempio c'è Lega delle Cooperative, c'è Confesercenti, ci sono una serie di istituzioni che sono fondamentali se vogliamo dare delle risposte diverse ottenendo il medesimo risultato, perché ogni situazione deve avere una conformazione diversa. L'idea di Libera è questa: partire dagli ultimi e dare opportunità, e noi speriamo di poter contribuire nel nostro piccolo al dibattito quando questo ci sarà in una polis, cioè in una città. Grazie. Grazie a Donatella. Intanto, prima delle conclusioni di Serena, qualche tempo c'è Roberto Guerriero, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Catanzaro. Sì, un attimo, vi segno. Vi prego 3 minuti. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Iniziativa lodevolissima. E abitualmente quando sono invitato rispondo sempre con la mia presenza, come ho fatto con il consigliere Vincenzo Capellupo, in qualità di vicepresidente del Consiglio sento il dovere di rappresentare un po' il pensiero di tutto il Consiglio Comunale, almeno mi auguro. E oggi vedere l'istituzione primaria assente a questo tavolo, a questa discussione, cioè il sindaco della città o un suo delegato, ovviamente mi lascia un attimino perplesso. Perplesso perché si parla di una programmazione, si parla di idee, si parla di contenuti, si parla della nostra città, si parla dei nostri figli, dei nostri bisogni, di quello che dovrà essere un percorso virtuoso, ma per parlare di questo non possiamo fare a meno di parlare di una programmazione della città. Quello che è mancato, fortunatamente, dico fortunatamente Giuseppe, l'università rispetto a quello che ha rappresentato e sta rappresentando la politica è andata oltre, è stata più avanti, è stata più lungimirante. Io questo l'ho dato merito anche pubblicamente al professore Puglia in più circostanze, dove io personalmente in qualità di amministratore di questa città sono andato a incontrarla, a rappresentare i bisogni e le istanze che provenivano dalla cittadina che io rappresento. Ho trovato sensibilità, ho trovato discussione, ho trovato dibattito, ho trovato confronto, ho trovato anche per certi versi scontri. Questo si chiama più comunemente dialogo. Quello che Donatella giustamente rappresentava poc'anzi, noi pensiamo agli ultimi, certo, il problema è che qua siamo diventati tutti quanti ultimi. Esattamente, esattamente. Allora, se con grande umiltà non pensiamo a un progetto per la città, che vada ben oltre i leaderismi e non riusciamo a riempirlo di contenuti, di idee, ritengo che non ci sia futuro per nessuno, non c'è futuro per l'università, non c'è futuro per i catanzaresi, ma i catanzaresi che devono incominciare a mettersi in discussione, che sia ben chiaro, perché la classe politica che viene a essere rappresentata è espressione della città di Catanzaro, per cui dei catanzaresi stessi che l'hanno eletta, se no qua sempre che ci si trova un popolo a essere rappresentato da chi o da cosa, come se nascesse tutto quanto per sbaglio o per fortuna, non lo so. Io vi esorto, vi invito a guardare il futuro insieme a coloro i quali ci vogliono stare. Oggi vedo poche differenze, purtroppo, ahimè, rispetto a quelli che rappresentano un pensiero quasi ventennale e coloro i quali vogliono guardare ben oltre. Molto spesso nel rappresentare la politica, almeno per come la riusciamo a fare, anche noi stessi ci sentiamo isolati e soli. Siamo certi di poter rappresentare e di poter esprimere contenuti. Vogliamo poter dare un contributo alla nostra città. Ecco perché ci siamo messi al servizio della nostra città. Ma questa città ha bisogno finalmente di una programmazione. Per conoscere, per fare una programmazione, cara Donatella, tu lo sai molto meglio di me, bisogna partire da ciò che la nostra città è stata e bisogna partire sicuramente dal fatto università, ma anche la regione stessa deve guardare, l'università non è l'università di Catanzaro, è l'università della Calabria, e allora indebolendo la città di Catanzaro si indebolisce l'istituzione universitaria della Calabria. Se non passa questo dato, penso che noi tutti abbiamo fatto veramente ben poco per far sì che ciò non avvenisse. Allora,
noi continueremo a essere presenti e a rappresentare quello che è qualcosa di diverso dell'idea del semplice essere rappresentanti di un'istituzione. Vorremmo e continueremo a essere rappresentanti di un pensiero che riguarda il capoluogo di regione, la città capoluogo di regione. Questo dobbiamo ritornare ad essere, perché ne abbiamo le competenze e soprattutto abbiamo anche grandi capacità, le capacità che voi oggi state rappresentando, la capacità di sintesi e la capacità di partecipazione. Voi siete l'organizzazione più importante dell'intero paese. State facendo delle ottime iniziative, state coinvolgendo tutti, dopodiché chi ci sta, ci sta. Noi andiamo avanti per la nostra strada. E grazie per averci invitato. Senti, posso intervenire? Dopo. Grazie, sono Greco Nasce da Guardavalle, mi piacciono queste cose, mi piace conoscere la città. Ma intanto ringrazio la professoressa Monteverde che è qui, perché ha posto una problematica in termini completamente nuovi, e ha posto un tema particolare, la politica, questa è la politica programmare, volere, forse degli obiettivi a raggiungerli, ecco, dirigere, non tanto chiedere la cultura nostra calabrese è quella di emozionanti, e dell'emozionante saremo, e dell'emozionante faremo le cose, non chiedere che l'università venga così così, e programmare, sapere cosa si vuole di Catanzaro, città capoluogo, che capoluogo dell'animo dei calabresi non è. Quando si parla di Catanzaro non si parla di capoluogo, si parla dell'ufficio del Celamico come fa un favore. Non c'è più l'avvocato di grande fama, non c'è più il professor Giovanni Mastroianni, il professor Placanica, almeno non lo sento, questo cultura non c'è. Ma cosa manca a Catanzaro? Non l'università del centro, che è impossibile. Mancano gli studenti da 14 a 19 anni, gli studenti delle scuole superiori che sono stati trasferiti volutamente da parte di chi ha la conoscenza delle cose, nelle periferie, le scuole devono tornare nel centro, perché migliaia di ragazzi e ragazze che si incontrano giornalmente dalla piazza è già cultura di per sé, è già l'animazione. Bisogna superare la città di Catanzaro, città burocratica, perché la burocrazia, cosa che è necessaria, è un qualcosa che marcisce e fa marcire. Se la cultura di Catanzaro e la burocrazia è sempre una cultura di animosinanti che deve vivere sulle spalle delle periferie della regione. Certo che è necessaria la burocrazia, molto rispetto per i lavoratori, intendiamoci, sono stato anch'io burocrate, per questo vanno così. Ma bisogna programmare e sapere che cos'è il centro storico. Bene, i ragazzi che vengono all'università non vogliono stare in Catanzaro, anche se vanno all'università di sociologia che è qua. Perché mai? Io non posso portare i ragazzi a Catanzaro. Se posso creare le condizioni, sì. Allora comincio da quello che tengo in mano. Tengo i ragazzi della città di Catanzaro, quelli che vanno alle scuole superiori, e le porto nel centro, dove? Nei grandi edifici esistenti, che sono sede di burocrazia. Devo smantellare la burocrazia della città di Catanzaro, liberare l'agenzia delle entrate, il catasto, uffici regionali dal centro di Catanzaro, che sono soltanto un fastidio per la città, non sono una risorsa. Perché io, geometra, che vengo a Catanzaro per la pratica, non vado a comprare un vestito gelato, conta più un caffè se capita un amico, chiedo scusa, e se posso mettere la macchina da qualche parte. Perciò, dalla presenza dell'agenzia delle entrate del centro di Catanzaro, uffici simili, la città di Catanzaro non guadagna nulla, ma la città di Catanzaro è una città di commercianti, piccoli commercianti, che sono un blocco, non hanno l'idea della grande città, bloccano la città e dominano la struttura burocratica e politica del comune di Catanzaro, in modo che il sindaco e il comune di Catanzaro non possono prendere iniziative che possono danneggiare, tra virgolette, i commercianti, i piccoli commerci di Catanzaro, se non che io so che i commercianti, che la gente di Catanzaro, città, esce da città, va a Sellia a comprare, va a comprare a Soverato e non a Catanzaro. Io questo so, bisogna creare qualcosa, devo liberare questi uffici. Mi piace una domanda semplice. Ecco, le scartoffie, tutti i documenti logicamente che ci sono nella città di Catanzaro, quanti metri quadrati di superficie occupano? Bisogna smantellare quella roba e riorganizzarla. E la devo scannerizzare, devo dare lavoro a migliaia di ragazzi di Catanzaro, il 40% dei ragazzi di Catanzaro disoccupati. Voglio dare questo lavoro, cioè non quello del call center sfruttati come baccalà nel call center.
devo mettere questi ragazzi a lavorare per riorganizzare gli archivi con lavoro di cultura. Io posso trovare i soldi perché questi ragazzi lavorano per riorganizzare la città di Catanzaro, gli archivi, liberare la città, perché gli edifici, la scuola, il liceo scientifico geometra che è lassù in alto, deve tornare nel centro della città e vedere ragazzi che discutono. È una grande forza, attenzione però. Ecco, chi è contrario a queste cose? Chi è contrario? È contrario chi intende dividere il popolo, la popolazione. Però chiedo scusa, devo avere i parcheggi in zona di città. E Catanzaro deve essere il centro di una conurbazione, di Parco Borgia, e se lì devono fare parte di Catanzaro con la loro autonomia. E il centro di professoressa di Germania bisogna svilupparlo, non essere gelosi. Ma le comunicazioni velocissime invece, salire da Catanzaro, venire a Catanzaro è difficilissimo, impossibile quasi. E c'è una ferrovia che è quasi chiusa, bello, per la passata, per programmare. Fatto è che la città di Catanzaro non è veramente. Ultima, Adenauer, no, come vuoi? Dobbiamo fare la capitale. Cosa facciamo capitale? Bonn o Francoforte? Allora non è chiaro, ma se partecipi di ecco, facciamo, scegliamo la cultura del Trentino, delle vigne, non la cultura delle patate. Scelte un po', perché là c'erano le vigne, e allora cultura delle patate, interpretate bene. No, vabbè, io tanto vi ringrazio un attimo, perché altrimenti noi siamo qui per ascoltarci, dice due parole, se ne vanno, ci ascoltano, dai. Facciamo una cosa, ci mettiamo d'accordo tutti insieme che facciamo chiudere a Serena questo dibattito, perché non è il diciamo, non le serviamo qua il dibattito, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, perché abbiamo discusso di diverse questioni e abbiamo bisogno di far sintesi e soprattutto di ripartire con alcuni aspetti che siano in concreto, che diano dei risultati al lavoro che dobbiamo fare. Io vi chiedo scusa perché capisco che il dibattito è apparso interessante, che ognuno di noi ha l'idea di poter dare un contributo e di dire la propria su questo dibattito. Diciamo che ci impegniamo a non chiuderla qua, ma a ragionare delle questioni anche dopo oggi, anche perché abbiamo bisogno di aprire le interlocuzioni che ci siamo detti, dobbiamo aprire. Segnalo semplicemente che il sindaco di Catanzaro alla fine ci ha mandato una nota durante la giornata, della quale non vi do lettura, ma semplicemente perché diciamo il contenuto è, io l'abbiamo fatto, il governo deve fare, e questo lo sappiamo anche noi, e quindi insomma non vorremmo buttarlo in questo modo, avremmo gradito un confronto fisico, diciamo, nella presenza e di testa all'interno dell'iniziativa. Per cui torniamo al lavoro concreto che dobbiamo fare e al cuore del dibattito, cioè il lavoro. Io la dico così per passare poi la parola a Serena. Rappoggio, per favore. Per passare la parola a Serena, il governo o il primo ministro, diciamo, quando si occupa del sud, in questi giorni, scusate, io faccio una rivoluzione, non fate la rivoluzione. No, non fare una rivoluzione. No, io non sto facendo una rivoluzione, non può parlare uno forestiero di Catanzaro. La città di Catanzaro, devono parlare di catanzarese, non devono parlare di forestieri. E allora io sono di Catanzaro, io devo parlare, io sto facendo una guerra in merito a questo. Voi state facendo una qualcosa che non fate parlare a nessuno, perché voi purtroppo politicizzate tutti quanti. Il cittadino ha la forza trainante di tutto per essere l'istituzione. Il catanzarese deve parlare dei problemi, li so io. Io sono uno vissuto, ho un'età, voi siete giovani, non sapete niente di Catanzaro. Questo è il punto. Allora, grazie, signori miei, grazie, a me mi piace che avete dato questa iniziativa, perché i catanzaresi non lo vogliono fare. Voi volete sempre farmi guidare. Se mi avesse dato la parola sarei stato molto educato e rispettoso. Questo è il punto. Stavo dicendo. No, dopo non c'è niente, perché la dottoressa prenderà l'ultima parola. Non sono un presto valore, non sono un cretino e né mi fermo che parlo. E perciò lei viene da Olivani, non so da Genati. Allora si metterà, perché io sono di Catanzaro. Genati! Va bene, va bene. Va bene, va bene.
Le istituzioni qua, questi lei parla, hanno parlato giorno, i politici, hanno parlato, non sono i politici che si mettono sulla piazza a fare le proteste, le proteste le fanno i cittadini, per quale motivo? Fanno le proteste i cittadini, invece le dovrebbero fare loro al diritto della situazione, chi è preposto? Signori, a me mi fa piacere che voi fate questa cosa, però il problema è che non invitate le persone, ti saluto, no guarda io ti ringrazio, molto gentile. Quando mi si dice che si deve parlare, dobbiamo tutti intervenire. Non potete parlare di una qualcosa che non sapete. La città di Catanzaro non è a mano ai sindacati. Andiamoci chiaro. Avete preso il ministero di non c'è nessuno che la salva Catanzaro, perché ci abbiamo una regione indifferente. Non c'è legalità in questa città. Siamo solo connessioni. Si doveva fare prima questa battaglia, prima che si sia di altri questo sistema. La maggioranza qua deve essere già morta. Io no, il discorso deve essere mi caccia un cuore, mi caccia. Non è buono, non è buono. Almeno insomma è stata un'iniziativa abbastanza movimentata, ce la ricorderemo. Capire che pure qua qualcosa si muove. Sì, si muove molto. Se si sente, perché in realtà è... Ok. Allora, siamo in... mi rendo conto che è una discussione un po' complicata, è una discussione complicata perché, come diceva Bruno nella sua introduzione, a noi non compete costruire un programma elettorale, ma noi abbiamo bisogno invece di costruire un programma politico, in ragione del fatto che siamo un'organizzazione sindacale che ha una rappresentanza generale del lavoro e che in questi anni noi più volte abbiamo detto e denunciato sia nei confronti della politica locale che della politica regionale, e lo so che non si sente. Che della politica nazionale, che per il mezzogiorno non c'era più tempo. E noi siamo ad un punto di criticità che però rappresenta per noi anche un'opportunità e ci siamo assunti la responsabilità in queste settimane di fare quello che dal nostro punto di vista un sindacato deve fare. Se noi abbiamo in testa e contezza del fatto che ci sono alcuni indicatori che ci dicono che il mezzogiorno ha una possibilità di invertire la tendenza di decrescita alla quale è stato condannato, e allora noi abbiamo la responsabilità di fare in modo che questa ipotesi, opzione di rilancio, di ripresa, di ricrescita del Sud abbia al centro il tema dell'occupazione e dei diritti sociali. Questa affermazione generale generica abbiamo bisogno però di sostanziarla, è per questo che noi abbiamo scelto di costruire delle vere e proprie vertenze territoriali, e su queste vertenze misuriamo la coerenza e la capacità che le politiche, che il governo e i governi regionali e territoriali mettono in campo per cogliere la sfida del cambiamento, che per noi si misura sempre dalla condizione nella quale si trova il lavoro. L'iniziativa di stamattina io penso abbia un valore in sé, però anche un merito, e il merito è quella esattamente di declinare quale può essere la vertenza sulla quale il sindacato, la CGIL, sfida tutti i nostri interlocutori per ricostruire un profilo di, qualcuno ha detto, programmazione, progettazione, di costruzione di iniziative di sviluppo locale che appunto tengano al centro queste due caratteristiche. Perché dico questo? Perché
è semplice, è banale, lo abbiamo fatto in questi anni, dire il governo ha una disattenzione per il sud, eppure il governo ha presentato un master plan. L'ha chiamato master plan perché questo è un governo a cui piacciono molto gli inglesismi, no? Il Jobs Act, il master plan. Però in realtà questo è il terzo piano per il sud che ci presentano. E i tre piani per il sud in realtà che cosa sono stati? Sono stati riprogrammazione della spesa di fondi comunitari. Questo master plan non è differente, perché il master plan di per sé rischia di essere l'ennesima scatola vuota. E l'ennesima scatola vuota è un'occasione persa. E siccome noi adesso siamo all'avvio della nuova programmazione, siamo ancora in tempo per cambiare le cose. E ci assumiamo la responsabilità di indicare cosa non va nella direzione scelta. Intanto, ci viene detto che il master plan sarà una modalità con la quale il governo controlla un po' di più, un po' meglio come spendono le regioni i fondi comunitari. Questo è un obiettivo che abbiamo anche noi, perché rispetto alla programmazione precedente ci sono delle criticità. Prendiamo per esempio questa città. C'è un pezzo, diciamo, della teoria della programmazione negoziata che fa un'affermazione molto semplice. Dove ci sono delle criticità, anziché pensare che quelli siano un elemento che frenano la capacità di svilupparsi di un territorio, bisogna partire da quelle criticità e renderle fattori di sviluppo. Proviamo ad applicare questa teoria a quello che è successo a Catanzaro. Nella tornata precedente di programmazione ci sono alcuni indicatori che ci dicono quali sono i punti, i nervi scoperti dello sviluppo di questa città. Bruno l'ha esemplificato dal punto di vista politico nella sua relazione, ma io posso tradurli in maniera differente utilizzando qualche numero che aiuta di solito a costruire ragionamento. La Calabria è tra le regioni del Mezzogiorno quella che ha speso di meno e peggio i fondi strutturali nella programmazione precedente. Questo ce lo indicano anche i dati della congiuntura economica. La Calabria nel 2014 registrava meno 1,8% di crescita del PIL. Dal 2008 al 2014 la Calabria ha perso 15,5 punti di prodotto interno lordo. Se noi oggi avessimo come obiettivo minimale recuperare quello che è stato perso nei 7 anni della crisi, significherebbe per i prossimi 7 anni decuplicare, cioè correre velocemente, far correre talmente tanto velocemente l'economia della Calabria che l'impatto in termini di occupazione, in termini di distribuzione di reddito, in termini di investimento sarebbe straordinario. Eppure avremmo come obiettivo quello di far ritornare la Calabria esattamente al punto in cui era il 2008. Quindi pensate il paradosso, noi adesso se investissimo tutte le risorse che ci sono a disposizione per recuperare quanto abbiamo perso in questi 7 anni, potremmo rilanciare l'economia della Calabria in una maniera straordinaria. Dove la Calabria perde? Perché non cresce? Perché ci sono dei fattori endemici strutturali che non sono mai stati affrontati. Uno è un fattore generale di contesto sul quale molto si sono dilungati gli interlocutori, lo cito per titolo ma non ci ritorno, che è il tema della legalità. La legalità però in campo economico significa delle cose precise. Pensate alla battaglia che la CGIL in questa regione ha fatto per avere una legislazione regionale sugli appalti, così come per esempio adesso la CGIL è in prima fila, come ci indicava la relazione, nell'attuazione dei piani anticorruzione che la pubblica amministrazione deve fare, che non possono essere dei piani fotocopia, perché se sono dei piani fotocopia sono semplicemente il rispetto di quelle che sono le previsioni formali della legge, ma non cambiano la cultura amministrativa. In questo la nostra battaglia nazionale e locale sul tema degli appalti ha un impatto sul ciclo economico oppure no? Io penso di sì, è un punto che rimane come prioritario per noi nello sviluppo di questa provincia, sì. Perché? Perché se è vero quello che abbiamo lanciato come centro della vertenza stamattina qui all'interno di Laboratorio Sud, e cioè che forse la più grande scommessa che può vivere questa città è nella sua rigenerazione urbana, si chiama nella politica europea, cioè nell'idea che la riqualificazione del territorio parte da alcuni elementi anche scontati, no? Valorizzare l'invenduto, valorizzare il patrimonio sfitto, riqualificare il patrimonio esistente, che significa fare una politica
di sviluppo a impatto zero, quindi sostenibile, ma significa per esempio anche perché no. Se diciamo che noi non vogliamo semplicemente guardare indietro e ritornare al 2008, ma provare a fare un passo in avanti, possiamo immaginare che questa città si candidi ad esempio a utilizzare un pezzo di risorse che ci sono nella trasformazione urbana della città, anche il sindaco facendo diciamo allo sblocco di una serie di investimenti che hanno dato la possibilità di riapertura dei cantieri. Ebbene, quello che noi da tempo diciamo come organizzazioni sindacali, che riqualificare il patrimonio significa anche farlo guardando al futuro, e quindi per esempio investendo nella digitalizzazione, nella banda larga, nel risparmio energetico, cioè l'idea semplicemente non che rifacciamo i muri, ma che ripensiamo la programmazione urbana e la progettazione urbana facendo quello che ci diceva Bruno nella sua relazione. Se io devo pensare all'edilizia residenziale universitaria o all'edilizia sanitaria, se io devo immaginare di valorizzare la cittadella dei servizi amministrativi, che è un pezzo importante dell'economia della città, un conto è che io lo faccio totalmente decontestualizzato da quello che è la rete dei trasporti, da quella che è la distribuzione dei servizi pubblici locali, un conto invece è che io lo faccio attraverso una programmazione partecipata e quindi coinvolgendo anche gli attori sociali e evitando gli errori che la politica ha commesso dell'autoreferenzialità in questi anni, ho un'opportunità. Perché? Perché è esattamente quello che risulta essere la nuova frontiera di sviluppo che sta avendo corso in Europa. L'Europa ha fatto una scelta. Siccome i settori del futuro, dello sviluppo del futuro sono due, eye care e eye touch, la salute, cioè la qualità della vita delle persone, e l'innovazione tecnologica. E allora mi rendo conto che sembra paradossale, mi rendo conto che sembra parlare di un altro mondo, ma noi abbiamo bisogno di fare in modo che quando rilanciamo le nostre proposte di rilancio e di sviluppo per il Mezzogiorno, anziché chiedere semplicemente di essere portati allo stesso livello, allo stesso trend di crescita del centro nord, candidiamo anche il sud a essere la scommessa sull'innovazione. Perché dico questo? Guardate che cosa è successo nella programmazione precedente. Catanzaro ha avuto l'indice più basso di presentazioni di progetti da parte delle imprese su due filoni: la ricerca e l'innovazione e la competitività delle imprese. Una regione come questa, che vive di turismo, di valorizzazione dei prodotti locali e che ha il tasso delle esportazioni più basso, guardate, la Calabria è in controtendenza anche rispetto alla crescita che sta avendo il sud. Il sud sta riprendendo piano piano il tasso delle esportazioni e questo è importantissimo per le nostre economie che sono aperte ai traffici turistici internazionali. L'unica regione in controtendenza che addirittura perde sul trend del tasso delle esportazioni, tranne in un settore che è quello dei salumi, è proprio la Calabria. La Calabria ha registrato meno 8% di trasporto viaggiatori negli aeroporti calabresi e meno 3% di flusso turistico generale. Poi noi dopo ci inventiamo la vertenza ovviamente per salvare le tratte dell'aeroporto di Lamezia piuttosto che per esempio la vertenza generale per potenziare il trasporto regionale e le interconnessioni sia con il resto d'Italia sia con il resto d'Europa. Ma noi dobbiamo avere, ce la dobbiamo avere noi la responsabilità, perché qui intravediamo una debolezza della politica, di indicare quali sono quelle scelte da fare nella programmazione che poi si possono trasformare, non semplicemente in iniziative di spesa come ci farebbe pensare il master plan, ma in iniziative di sviluppo che per noi significano sempre occupazione e miglioramento della condizione e della qualità di vita dei cittadini. Perché? Perché l'altro elemento che è determinante in un territorio come questo, non ve lo devo spiegare io che mi definirebbe il lavoratore che è intervenuto prima un forestiero, in effetti sì, non sono più catanzaro, però se guardo al dato sociodemografico di questa città c'è qualcosa che ci allarma. Perché? Perché se andiamo a vedere la dichiarazione, la distribuzione dei redditi pro capite, Catanzaro è una delle città dove la distribuzione del reddito pro capite è più bassa d'Italia, è meno di un terzo della media nazionale. Però questo vale sulla distribuzione del reddito individuale, ma non riguarda la ricchezza complessiva, che significa che c'è un pezzo
pezzo di ricchezza che viene prodotta, che non solo ha una concentrazione, una sua polarizzazione, ci sono molte persone che hanno una soglia di reddito basso e alcune persone invece che hanno un reddito molto alto, ma significa anche che c'è un pezzo di economia che va avanti e che non si trasforma in occupazione e in circolazione di risorse economiche da redistribuire in servizi per le persone. E qui ci sono due incroci: la funzione che ha l'economia sommersa e la funzione che ha l'illegalità economica, che rimangono due punti cruciali dello sviluppo di questa città. E anche qui torniamo al tema dell'efficacia delle politiche pubbliche. Se guardiamo anche alla programmazione precedente, in questa città il POR regionale ha investito su 5.840 progetti. La programmazione precedente si è chiusa, al 31 dicembre è finita la spesa della programmazione 2007-2013. Possiamo tirare le fila e fare un bilancio? Quanti di questi 5.840 progetti hanno avuto una rendicontazione pubblica? Sappiamo quelle risorse, come sono state spese, che efficacia hanno avuto e che tipo di capacità di iniziativa di sviluppo hanno determinato. Lo dico perché, siccome adesso parte la nuova programmazione, che sarà anche condizionata dalle scelte che verranno fatte nel master plan, noi dobbiamo sapere sin da ora cosa ha funzionato e cosa no, perché possiamo scegliere di investire nei punti di forza e di disinvestire in quelli di debolezza. E lo dobbiamo fare perché le politiche nazionali continuano ad avere una disattenzione per il Sud. Non basta dire ho fatto il master plan e ho costruito una cabina di regia a Palazzo Chigi per spendere un po' meglio visto che le regioni sono incapaci. Quando ci sono le politiche nazionali che non parlano del Mezzogiorno, proviamo a parlare di università. È stato detto qui sia dallo studente sia da rappresentante dell'università che la distribuzione del fondo di finanziamento ordinario penalizza le università meridionali. Ma guardate, il Presidente del Consiglio ha teorizzato che noi, che il nostro sistema universitario deve avere una differenziazione tra università di eccellenza e università di serie B. Perché bisogna premiare il merito e perché ci vogliono pochi grandi atenei che diventano attrattori come la funzione che hanno grandi atenei internazionali. Però anche qui bisogna fare attenzione, perché un conto è che questo avvenga con una distribuzione territoriale omogenea, che ci sia un ateneo di punta in ogni regione che faccia da catalizzatore ha anche un senso. Quello che fa la differenza però è la distribuzione della qualità media della didattica. Se andiamo a vedere, per esempio, proviamo a vedere che cosa è successo nei dati sull'occupazione a Catanzaro. Ho fatto qualche ricerca prima di venire qui anche per capire la stratigrafia del mercato del lavoro. Sebbene Catanzaro sia un territorio, come spesso ricordiamo, che abbia un tasso di occupazione molto basso, però quella poca occupazione che si determina cresce per il 4% nei laureati e l'emorragia di occupazione c'è prevalentemente per coloro che hanno soltanto il titolo di licenza media. Ma guardate, è anche banale. Se io investo in attività produttive che sviluppano lavoro, che ha sempre più competenze, che richiede sempre più competenze, devo elevare la qualità media dei titoli di studio e devo elevare le competenze dei lavoratori. Al Sud disinvestire nell'università come strumento di formazione di massa significa non semplicemente far assegnare i nostri ragazzi che anziché con la valigia di cartone partono adesso con l'iPad perché sono tecnologici, ma significa rassegnare l'economia meridionale a non avere quella capacità di ripartenza puntando anche sull'innovazione e sulla qualità. E allora bisogna fare molta attenzione, la battaglia che stiamo facendo per una distribuzione equa delle risorse per il finanziamento ordinario dell'università e del diritto allo studio parla del Mezzogiorno, non semplicemente perché vogliamo salvare i posti di lavoro dei professori universitari del Mezzogiorno, battaglia anche di per sé, diciamo, che ha una sua validità, ma anche perché nella legge di stabilità, ad esempio, c'è la possibilità per il sistema universitario di assumere 1.000 nuovi docenti universitari. Questi nuovi docenti universitari, questi 1.000 nuovi docenti universitari, chi potrà assumerli? Quelle università che rappresentano un'eccellenza. Se guardiamo alla graduatoria delle università italiane, il primo ateneo che potrebbe assumere una quota di nuovi docenti, che sarebbero, diciamo, quelli dedicati ai progetti di maggiore innovazione che stimola la ricerca per le università,
forse è un solo ateneo e riguarda la mia città di provenienza, cioè Napoli. Eppure il Sud ha tanti atenei che hanno una qualità della didattica e attività di ricerca straordinaria. Ho fatto l'esempio dell'università, ho fatto l'esempio del master plan, potrei fare l'esempio della cultura. Se ha ragione Bruno, è un pezzo della nostra vertenza all'interno di Laboratorio Sud per Catanzaro e come noi decliniamo diversamente l'opzione culturale in questa città, valorizzando quello che c'è e provando a fare sistema in Calabria con le tante opportunità che questa regione offre dal punto di vista non soltanto della ricettività ma anche della promozione di quella che è la storia, la tradizione, la cultura di questa regione. E anche qui vediamo che le politiche nazionali parlano poco al Mezzogiorno. Se l'idea che si ha è quella della valorizzazione di 20 grandi sistemi museali e archeologici attorno ai quali concentrare il piano nazionale strategico per il turismo italiano, il piano Franceschini, possiamo dire che questo ci crea qualche grande perplessità? Possiamo dire che il Sud, e lo dico contro mio interesse, è un po' di più che il solo circuito archeologico di Pompei? Possiamo dire che quella scommessa che invece non rimette la testa e l'attenzione al Mezzogiorno rischia da un lato di far venire meno per noi un'opportunità di sviluppo e di occupazione, ma dall'altro di costruire anche lì un sistema di eccellenze che ancora una volta ha un'attrazione attorno a un modello di sviluppo che abbandona quelle che sono le potenzialità del Mezzogiorno. E allora ci siamo inventati la nostra campagna promossa dalla Philcams Jobs Art per dire che il turismo e la cultura nel Sud sono anche tanto altro. Ma è possibile mai che la ricostruzione della mappa di tutte quelle che sono le opportunità culturali nel nostro paese dobbiamo farla noi perché la politica sceglie di non investire? E qual è la motivazione per la quale sceglie di non investire nel sistema culturale del Sud? Che non ci sono le infrastrutture necessarie. Beh, allora per noi la risposta è semplice: ripartiamo nella ricostruzione di quelle infrastrutture che poi consentono di capitalizzare i beni che noi abbiamo nel Mezzogiorno. Così come sul tema a cui si faceva cenno e che poi diventa il centro e il cuore della vertenza, lanciare la sfida di ricostruire il piano regolatore di questa città significa dare un'idea diversa di programmazione urbana, significa dare un'idea diversa di programmazione sociale, significa immaginare uno sviluppo diverso per i quartieri di questa città, magari dando anche una prospettiva diversa alle periferie. Però significa anche segnalare un campanello d'allarme rispetto al fatto che troppo spesso nazionalmente le politiche che riguardano il territorio e l'abitare si traducono solo ed esclusivamente in misure di incentivazione fiscale. Lo faccio soltanto a titolo di battuta, ma la manovra sulla TASI è anche questo. Se io penso che tutto ciò che in questo momento può rappresentare un'occasione di sviluppo per, da un lato, la politica dell'abitare, dall'altro la politica di riqualificazione ambientale passa attraverso una diversa modulazione fiscale che i comuni hanno a disposizione sulla tassazione del patrimonio, faccio sicuramente forse una manovra che può alleggerire chi è proprietario di un'abitazione, ma chi è proprietario di un'abitazione che ha una alta rendita catastale, perché già sui redditi medio-bassi il valore della TASI scende di parecchio. Quindi intanto io sto facendo una manovra a favore dei ricchi, e anche questo parla poco al Mezzogiorno. Ma dall'altro, se io dico ai comuni che quelle saranno le risorse che hanno a disposizione per implementare cosa? Proprio le politiche dell'abitare e le politiche sui servizi ai cittadini, gli sto dicendo sostanzialmente che la modulazione della pressione fiscale si trasforma in un vantaggio momentaneo, ma in prospettiva farà venire meno risorse agli enti locali. E anche questo ci parla di una condizione strutturale del Mezzogiorno. Qualche settimana fa la Svimez ha presentato il suo nuovo rapporto. Non dice cose differenti da quelle che dicevano negli ultimi anni. Il Sud soffre perché manca l'industria, il Sud soffre perché non c'è lavoro, il Sud soffre perché c'è una ripartizione di quella che si chiama spesa in conto capitale, quanto lo Stato distribuisce ai cittadini tra il centro-nord e il Sud, che è
ha un differenziale del 40%. Per ognuno di noi lo Stato versa il 40% in meno di quanto versa un cittadino del centro. Già semplicemente recuperare questo disequilibrio drenerebbe un po' di risorse a favore del mezzogiorno. Abbiamo poi il secondo problema, di che cosa ne fanno le amministrazioni locali delle risorse che arriverebbero, e lì noi abbiamo bisogno di indicare col laboratorio sud e la nostra vertenza dove allocare quelle risorse. Ma la battaglia per colmare il differenziale tra nord e sud è una battaglia che ci riguarda tutti, riguarda prevalentemente i cittadini del centro-nord. Presidente del Consiglio fa un comunicato stampa al giorno dove dice che è finita, siamo usciti dalla crisi, la crescita c'è, noi la percepiamo un po' poco, però in effetti ci dice che i dati, l'occupazione, la crescita c'è, ci segnalano che c'è un dinamismo eccezionale della nostra economia. Intanto a vedere la classifica dei 28 paesi europei, nonostante ci sia il costo del denaro più basso mai stato nella storia degli ultimi anni, e che ci sia un costo del petrolio basso, che dovrebbe favorire, no, gli investimenti in Europa, l'Italia si colloca al penultimo posto, dopo di noi solo la Polonia, nella capacità di agganciare la crescita. E poi questa legge di stabilità contiene qualche cosa che un po' parla anche a noi, la no tax area, la manovra sulla TASI, contiene molto poco di quello che noi ci saremmo aspettati, cioè delle risorse dedicate agli investimenti che facciano ripartire l'occupazione, che diventa per noi sempre il punto di giudizio delle politiche che vengono messe in campo. E allora proprio questo ci dovrebbe far fare un'alleanza con i cittadini del centro-nord, ma con i sistemi regionali del centro-nord, anche nella conferenza Stato-Regioni, per dire una cosa molto semplice. Ho sentito anche stamattina riproporre un dibattito che è un dibattito da attenzionare, ognuno può avere le opinioni che vuole, ma nell'idea che la dicotomia tra nord e sud vada colmata facendo arrivare il sud al livello del centro-nord. Ci sono molti studiosi, molti storici, molti economisti che invece la pensano un po' diversamente, e noi faremmo un errore e commetteremo anche un'ingenerosità verso noi stessi se non tenessimo in considerazione un dato. Possiamo in tutta onestà dire che il sud si trova nella condizione in cui era 20 anni fa? No. Molte cose nel mezzogiorno sono cambiate. Sono cambiate in termini culturali, sono cambiate in termini di investimenti. Pensiamo per esempio alla funzione dell'università, pensiamo alla funzione anche dello sviluppo che per un ventennio ci ha garantito il sistema nazionale pubblico, il sistema dell'istruzione pubblica. Non è vero che il sud è fermo, non è vero neanche che il sud è tutto uguale. È caratteristica per esempio di questa regione avere una sua multipolarità, non soltanto nella dicotomia tra Catanzaro e Reggio Calabria, ma perché ogni sistema di sviluppo locale ha delle sue peculiarità. Allora noi dobbiamo stare attenti, il sud non è semplicemente arretrato, il sud ha fatto dei passi in avanti che, paragonati però a quelli del resto d'Italia e di altre aree dell'Europa, sono sicuramente non comparabili. Ma noi dobbiamo dimostrare che ci sono alcune cose che hanno funzionato e che funzionano, in particolar modo la funzione dei servizi pubblici nel mezzogiorno, perché più arrete allo spazio dell'intervento pubblico, più se nel centro-nord c'è la concorrenza con il privato, la concorrenza nel nostro territorio è con altro, che non è il privato-privato o il privato-sociale, ma è il privato-approfittatore, è gran pezzo dell'economia illegale. E se pensiamo a quello che accade nella sanità privata, se pensiamo a quello che accade nel ciclo dei rifiuti, oggi far arretrare le politiche pubbliche significa peggiorare la condizione di sviluppo del mezzogiorno, non di migliorare la condizione di sviluppo del mezzogiorno, così come potrebbe valere nello sviluppo del sistema energetico. Allora anche qui ritorno sempre all'introduzione, che metteva al centro il tema di come oggi il potenziamento dei servizi pubblici da un lato è previsione della garanzia di diritti costituzionali, il diritto alla salute. Con i tagli che ci sono nella legge di stabilità, probabilmente noi, anziché parlare dello spostamento dell'ospedale da un territorio ad un altro, parleremo della chiusura di un ospedale da un territorio ad un altro. Parleremo del taglio delle prestazioni, parleremo per esempio del fatto che i cittadini meridionali su alcune prestazioni, siccome non saranno più garantite, saranno obbligati alla mobilità sanitaria verso altre regioni. Tutto sulla base di un costo individuale.
Allora oggi la più grande alleanza che si può fare con le altre regioni nel dire, per esempio, che peggiorare la condizione della sanità pubblica nelle regioni meridionali significa rinunciare a un pezzo del servizio sanitario nazionale, che oggi disinvestire nella scuola, così come fa la cattiva scuola del governo Renzi, significa far venir meno un pezzo importante del sistema pubblico nazionale, e cioè che rinunciare a un pezzo di servizi pubblici in un'area così vasta del paese, come quella del Mezzogiorno, significa sostanzialmente rassegnarsi al fallimento delle politiche pubbliche. E non ci interessa la discussione che viene fatta sul titolo quinto. Cioè nell'idea che siccome il sistema delle regioni non ha funzionato in questi anni, allora proviamo a rinazionalizzare tutto. Rinazionalizziamo il diritto alla salute, rinazionalizziamo la scuola, rinazionalizziamo le politiche del lavoro. Noi abbiamo vissuto le due stagioni, quelle in cui dipendevamo solo dallo Stato e quelle in cui dipendevamo dalle amministrazioni locali. Possiamo fare un bilancio. Oggi ricentralizzare significa allontanare dai bisogni la programmazione della politica. Noi non ci abbiamo mai creduto, anzi, la nostra vertenza Laboratorio Sud mette al centro anche questo tema: partecipazione, condivisione, cooperazione, coinvolgimento, mobilitazione delle energie sane della società, anche la capacità di costruire una programmazione che risponda ai bisogni dei territori che sono differenziati, sono la scommessa sulla quale il Sud ha vinto un pezzo di rilancio quando? Tra il 96 e il 2001, dove il Sud cresceva più del centro-nord. Ce la ricordiamo quella stagione. Perché? Perché era imperniata sulla programmazione territoriale, sul fatto che io non posso fare la stessa politica nazionale sul lavoro a Catanzaro e a Milano, che ho condizioni diverse, ho realtà diverse. Non posso costruire la stessa misura di contrasto alla povertà a Catanzaro piuttosto che a Bergamo, perché ho condizioni diverse. Non posso immaginare che la scuola di Bolzano sia uguale alla scuola che è a Catanzaro. Perché? Perché partiamo da condizioni diverse. E allora a noi preoccupa tanto, ci preoccupa tantissimo la disattenzione che hanno quelle amministrazioni locali che stanno facendo arretrare questo dibattito. E in questo credo che noi dovremmo, ma immagino che la Camera del Lavoro di Catanzaro lo farà appena finisce questa iniziativa, segnalare al sindaco che il problema non è la sua assenza qui, ma il punto è che i sindaci del Mezzogiorno stanno facendo venire meno la loro voce e il loro grido di allarme nei confronti del governo, non nel dire ci dovete dare, ma ci dovete coinvolgere. Cioè, noi vogliamo un sistema istituzionale, amministrativo, di programmazione e di gestione della cosa pubblica che tenga in considerazione il valore delle autonomie, perché in questo noi vinciamo la nostra scommessa. Perché se pensiamo all'idea che la politica è indistinta e tratta tutti allo stesso modo, chi sta peggio continua a stare peggio, anzi rischia di stare sempre peggio. E siccome questo è l'insegnamento che ci lasciano gli ultimi 40 anni di sviluppo alternato nel territorio del Mezzogiorno, noi non ci rassegniamo. Allora l'idea di costruire una vertenza, cioè di indicare i punti, di costruire progetti, di determinare alleanze e partecipazioni, risponde proprio a questo. La vertenza Catanzaro, così come la vertenza Calabria, così come la vertenza delle altre regioni meridionali, fa parte di una grande vertenza nazionale che si chiama Laboratorio Sud. A noi sta la responsabilità di riempire di contenuti queste vertenze, legarle a progetti che siano misurabili in termini di quanta occupazione e di quanto sviluppo possono produrre, perché siamo tra quelle poche forze, tra quei pochi soggetti che nella nostra autonomia oggi possono indicare alla politica e alle istituzioni cosa va fatto, come va fatto, e soprattutto il tema per noi prioritario, che non c'è più tempo. Noi l'occasione della programmazione 14-20 non la possiamo perdere, perché non semplicemente perché rivendichiamo le nostre prerogative, ma perché come sempre noi abbiamo a cuore il paese, e siccome a quell'idea che questa sia una repubblica fondata sul lavoro ci teniamo, e non vorremmo dover aggiungere AF davanti, cioè una politica, una repubblica affondata dal lavoro.
dal lavoro che manca, dal lavoro che è dequalificato, da quel lavoro che è sommerso, da quel lavoro che però c'è. Guardate, sembra banale, ma io prima di venire qui ho dovuto verificare se io ci potevo arrivare in Calabria, perché il maltempo di qualche giorno fa ovviamente ha pregiudicato. Sono elementi banali, ma il primo fattore di sviluppo è la mobilità delle persone, la mobilità del capitale, la mobilità sociale. Se queste tre cose non ci sono, non c'è prospettiva di crescita che tenga. Mobilità sociale significa garantire il diritto all'istruzione per tutti, perché sennò solo chi è ricco va avanti con i propri mezzi. Mobilità delle persone significa trasporti e infrastrutture, e mobilità delle merci significa far diventare la Calabria attrattore di investimenti non illegali, anche se diciamo tendenzialmente questo è un dato che oramai riguarda più il centro-nord che non il sud, ma significa generare attrattività di investimenti buoni, perché se in economia moneta cattiva chiama moneta cattiva, vale anche la regola che moneta buona, moneta pulita e quindi controllo pubblico dell'economia crea sviluppo e occupazione. Grazie Serena, abbiamo un po' di lavoro da fare in questa città e continueremo a fare la nostra parte e aiutati anche dal prezioso supporto dell'organizzazione regionale e nazionale. Noi per la mattinata abbiamo concluso, ricordo semplicemente comunicazione di servizio ai compagni della CGIL di Catanzaro che continuiamo la nostra giornata di lavoro presso la struttura regionale, quindi ci vediamo lì alle 3, iniziamo il nostro attivo per vedere come dalle parole passiamo un po' ad attuare alcune scelte. Grazie.